Buongiorno a tutti, sono Andrea Oliva, primo flauto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e docente di flauto presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Ringrazio in particolare la Scuola di Musica di Fiesole per questa richiesta di un tutorial sui passi d'orchestra per poter donare qualche consiglio utile ai miei ragazzi del perfezionamento che sto tenendo alla Scuola di Musica di Fiesole, appunto, e spero che sia utile comunque a tutti gli studenti o i flautisti in generale che stanno affrontando lo studio di questo passo. In particolare sto parlando del Carnevale degli animali di Saint-Saëns, un passo ostico, molto difficile per quanto riguarda lo staccato e l'agilità tecnica, e breve ma intenso si può dire, perché veramente in una durata di un flash si ha tutto quello che è il panorama di un flautista a livello tecnico. Inserito all'interno del Carnevale degli Animali, come sapete, dopo tra l'altro è il numero 10, cioè dopo vari numeri in cui si sta in silenzio e non si suona e si deve attaccare da freddi, diciamo, un passo di questo virtuosismo. Quindi ecco, richiede vari aspetti di controllo tecnico, ma anche emotivo e controllo dei nervi, importante. Vorrei studiarlo insieme a voi, darvi qualche consiglio. Non penso che ci siano segreti nella musica o nella docenza, ci sono solo modi di suonare, modi di studiare che funzionano per qualcuno, su di altri funzionano altri modi e quindi vorrei condividere con voi come studierei semplicemente questo passo, che ho avuto la fortuna di suonare varie volte in orchestra e ogni volta è un'emozione come la prima volta perché è veramente challenging, come si può dire, no? Richiede molto sangue freddo e preparazione. Allora, è un passo staccato col doppio leggero e veloce, ma visto che il mio concetto di staccato è comunque basato sulla conduzione dell'aria, cioè che dietro un buon staccato ci deve essere una linea tesa e continua dell'aria, lo studiamo prima legato. Quindi la prima parte del mio studio sarà lento e legato. Inizio col dirvi che uso una posizione di ripiego per il secondo e il terzo mi che trovate nel primo blocco di biscrome, quindi suoneremo il primo mi normale, il secondo e il terzo mi come la armonico. L'effetto sarà questo, che in velocità, cercando di tenere un po' sull'intonazione perché questo armonico tende a essere un po' calante, non si noterà che si usa la posizione di ripiego, anche perché il primo mi ci imposta l'intonazione abbastanza giusta dell'orecchio e quindi il secondo e il terzo sono di conseguenza un po' più adattati a quell'intonazione. Quindi cerchiamo di rispettare una metrica, un tempo, studiamolo anche a metronomo, lento inizialmente e legato. Possiamo pensare a un 120, al momento 120 a semicroma. Quindi sto cercando di curare comunque un'omogeneità del suono fra terza e prima ottava, cercando di portarmi la brillantezza e la facilità di una certa luce che si ha nel suono della terza ottava anche in ottava bassa e un volume simile anche per evitare di sparire scendendo. E sto cercando di curare anche l'intonazione, soprattutto nel passaggio delle note centrali, spesso crescenti come il re bequadro o il do diesis, come sappiamo. Quindi già una cura del suono nel legato che poi me la porterò nello staccato, l'identica cura di intonazione e qualità timbrica anche nello staccato, perché ripeto, il concetto di un buon staccato per me deve basarsi su una buona linea dell'aria, come se suonassimo legato. Facciamolo un tentativo di questi primi due episodi con le stesse note, un po' più rapidamente. Possiamo aumentare a 135 la semicroma. Quindi
Esatto, vedete dove escono i problemi. Sul do basso spesso non è facile farlo uscire, e sui collegamenti fra i gruppi. Quindi l'ultima nota del gruppo deve essere anche curata. Studiamolo lentamente per attenzione a questi particolari, porre attenzione in particolare a questo. Il do, il fa e il do, tutte le ultime note dei blocchi. Qua apriremo molto meglio la gola e la bocca, il palato alto e la gola bassa, per agevolare questa uscita del do basso. Ed è importante già pensare a certi appoggi interni che non dovranno farci perdere tempo nell'esecuzione finale, però sono punti di riferimento, paletti che fissano anche le dita, la parte tecnica, e un ritmo interno molto più giusto. E l'inizio di ogni blocco, ad esempio, la nota di inizio di ogni blocco, o anche l'inizio di ogni quartina, se si vuole internamente pensare alla suddivisione delle quartine di biscrome. La suddivisione in quartine la penso soprattutto nella seconda battuta, nella seconda parte. Quindi... abbiamo il sol come riferimento, re basso, fa medio, la acuto, l'inizio di ogni quartina. Poi si può anche studiare con gli accenti di aria, visto che stiamo studiando legato, su queste note che saranno le nostre note guida di inizio quartine. Possiamo passare a un'accentuazione solo di una nota per ogni gruppo di otto. In modo che abbiamo comunque sempre internamente alla nostra testa degli impulsi ritmici ben chiari. Proviamo a fare con questo ritmo a cui siamo arrivati, 135 alla biscroma, con accenti ogni otto. Nell'ultima parte della seconda battuta, ogni quattro note invece, un accento di aria, non aggiungiamo colpo di lingua. No, scusate, a semicroma. In questo modo mettiamo dei paletti che ci fissano il ritmo interno e le dita al posto giusto. Curiamoci sempre dell'intonazione del primo, secondo e terzo mi armonico, tiriamola su perché abbiamo detto l'armonico è basso, e stiamo attenti a non crescere nel re medio, ultima parte della prima battuta e della terza battuta. Andiamo avanti con questo tempo abbastanza lento, da 1, numero 1 grande, oppure quinta battuta. Allora, qua, come avete notato, uso due posizioni di ripiego. Non sono obbligatorie tutte queste posizioni di ripiego, ma sono suggerimenti che vi do per poterci facilitare poi nell'esecuzione finale in velocità e staccato. Il primo ripiego è il fa, che ottengo alzando solo il medio sinistro dalla posizione che ho del mi. È una specie di si bemolle armonico. Questo anche è calante, quindi cerchiamo di soffiare bene in alto per poter tirare su l'intonazione, così anche in velocità non suonerà calante. E l'ultimo si bemolle si può fare tranquillamente normale, è l'ultimo si bemolle acuto della seconda battuta di 1. E per normale intendo senza mignolo destro e senza indice sinistro. Però qua preferisco, sia per la leggerezza di emissione, la facilità di emissione, sia per l'intonazione, usare la posizione di ripiego, che è praticamente pollice sinistro col si bemolle, primo dito, quarto dito della sinistra, come per un fa acuto col si bemolle, prima chiavetta, quarto dito.
Questa è una posizione di ripiego che ottiene un si bemolle abbastanza crescente, quindi lo si può fare molto leggero e l'emissione è più facile. Ed è una posizione di ripiego che uso anche in altri passi, che vedremo magari in altri tutorial appositamente. Facciamo allora attenzione a queste posizioni di ripiego. Già quando studio lento, come vedete, uso le posizioni che userò. Se mettete tutte posizioni naturali, già nello studio lento e legato, usate le posizioni naturali. Se sapete di usare posizioni di ripiego, usatele già all'inizio, in modo che proprio abituiamo le dita a quello che sarà la realtà del passo. Facciamo ancora lentamente da 1, quindi quinta battuta. Contare in questa velocità lenta è un po' difficile, in velocità reale sarà più facile. Contate bene questa pausa di un quarto. Spesso in audizione ci si accorge in commissione che viene un po' mangiata questa per l'ansia di attaccare quello che segue. State molto attenti al ritmo, soprattutto nelle pause. Questo vale un po' per tutti i passi d'orchestra, ma in particolare in questo passo. Proviamo a studiare solo questo primo blocco, un po' più veloce, piano e legato sempre, quindi potremmo aumentare il metronomo intorno ai 150. Anzi, possiamo andare a 160. Facciamo 170 a croma, anzi. Ok, 180 a croma questa volta, suddividiamo in crome. Invece siamo sempre a semicroma. Abbiamo accelerato a semicroma a 180 per velocizzare lo studio, ma pensiamo sempre a una grande linea che comprenda almeno due battute, come un grande legato sopra, che come immagine, come idea terremo anche quando staccheremo. Per questo passo non scelgo uno staccato troppo corto, ma un detaché come puntino sotto legature. Quindi questa idea del legato ci farà comodo anche in velocità. Quindi abbiamo velocizzato 180 a semicroma, sempre legato. Attenzione all'intonazione della terza ottava, se avete armonici tenetela su, l'ottava centrale tenetela giù, e l'apertura della gola per ottenere bene le basse, soprattutto i do e re bassi. Andiamo avanti con questo metronomo per studiare il prossimo blocco, dopo la pausa di un quarto. Quindi ora lo rifarò dalla terza di 1, per chi non ha il numero, dalla settima battuta. Tempo lento, ovviamente sentite un impulso su ogni semicroma. Avete sentito? Ho iniziato ad aggiungere qualche detaché nell'arpeggio di Do maggiore che sale. Ed è uno staccato semplice, molto leggero, con l'idea che sopra abbia una legatura immaginaria. La parte che segue potremmo studiarla anche qui, prima senza colpo di lingua e poi col colpo di lingua. Al momento non metto il metronomo, giusto per capire l'emissione facile e piena che ci serve per le note sia basse che alte.
questa è una nota che vi voglio fare di questa battuta in, in biscrome che segue. Ci sono due edizioni che girano. Questa che ho io della Peters, il libro argentato, ha un errore, cioè ha un si bemolle di troppo. Ci sono due gruppi di 8 note e l'ultimo gruppo dovrebbe essere di 9 note senza il si bemolle. Quindi che lo faremo leggermente più stretto del gruppo di 8 perché c'è una nota in più. Questo è l'effetto. E questo che vi dico si trova anche nella parte che solitamente viene usata in orchestra. Non è grave, non sarà quello che vi compromette un'audizione a fare tutto cromatico, una vera cromatica come è scritto nella Peters, però ecco, sapere che la versione corretta ha solo una, un gruppo di 9 note alla fine. La battuta che segue, sempre staccata, e poi quella successiva è veramente cromatica, questa volta è giusta la Peters, quindi ha due gruppi di 8 note e un gruppo di 10 note. Ecco, la differenza fra le due salite cromatiche è che la prima finisce con un gruppo di 9 e la seconda finisce con un gruppo di 10, quindi sarà da accelerare leggermente di più. Facciamolo lento, adesso ancora senza colpo di lingua. Allora, un errore comune che si sente fare è di correre troppo questa salita, sia la prima che la seconda cromatica, e quindi arrivare ad aver finito già il gruppo e lasciare un buco nella pausa, un vuoto nella pausa. Usate tutta, scusate, un vuoto nella battuta. Usate l'intera battuta per spalmare tutti i suoni, non lasciate pause all'interno della battuta perché finite troppo presto questa salita. Altra cosa che potete abituarvi a fare già nello studio lento, finire in diminuendo. Tutti questi finali, anche gli arpeggi verso l'acuto, sono un po' più raffinati e un po' più delicati, anche più tipico della musica francese, se si finiscono in diminuendo. Lo vedremo anche nel seguito. Quindi proviamo a fare un po' di diminuendo in queste cromatiche, riempiamo tutta la battuta di note senza lasciare troppi spazi alla fine. E adesso un po' più veloce provando a, a inserire già il colpo di lingua. La qualità del suono deve rimanere quella bella piena con l'aria che abbiamo creato senza colpo di lingua. Esatto, anche questo cerchiamo di finirlo in diminuendo. Proviamo col metronomo. Passiamo di nuovo alla nostra 180 semicronometro. E qua mi stava partendo lo staccato, ma rimaniamo nel legato. Proviamo a fare fin qua, questo sarebbe il numero 3, dove abbiamo una pausa sul battere di un ottavo. Proviamo a fare fin qua, accelerando un pochino. Quindi adesso ragioniamo a crome. 120 crome. Mi sono spostato un po' avanti,
come avete sentito, ma sempre cercando di stare piano, leggero e legato. Allora, certe cose sono più difficili come controllo nel lento, come noterete, e poi questo passaggio che ho fatto dal molto lento di prima biscroma a questo 120 a croma è un po' grande come salto, quindi per brevità di video l'ho dovuto fare, ma voi cercate di fare degli step intermedi di accelerazione un po' più graduali. Ho saltato già a un tempo abbastanza veloce per quanto riguarda uno studio lento. Quando si dice studiamo lenti, veramente deve essere dal molto lento, come abbiamo iniziato a fare, e molto gradualmente l'accelerando di metronomo. Avete notato come ho cercato già nel legato di sottolineare la differenza col si bequadro rispetto al si bemolle, quindi la seconda di 1 al si bemolle e la quarta di 1 va in maggiore col si bequadro, quindi sottolineiamo questa leggera differenza. Piccolo appoggio con un suono un po' diverso, no? E adesso proviamo a questa velocità, non oltre il 120 a croma, staccato, quindi un doppio staccato che per me deve essere più simile a un deghe 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 piuttosto che pensare a un tacca tacca tacca. Quindi utilizzo spesso volentieri la D e la G, come D di dado e G di gatto, per dire deghe 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 deghe. Come noterete, facendo questo staccato un po' più leggero, anche di consonante, noterete appunto che è la punta della lingua a lavorare, sia per la D che per la G, diciamo per il semplice e per il colpo doppio. Spesso nei metodi di studio, nei libri Moise, Tafanel, troviamo scritto colpo di gola, pensando alla K del doppio staccato. In realtà, secondo me, è più un modo di dire, perché in realtà è sempre un colpo di lingua, è solo usando la parte centrale della lingua che si ottiene, colpendo il palato più interno, rispetto alla punta della lingua sul palato più verso i denti. Quindi è sempre una zona della punta della lingua che si usa anche per il colpo doppio. Quindi questo potete farlo prima cantato, poi potete togliere il suono e vedere se il movimento della lingua rimane effettivo. Dovete sentire entrambi i colpi chiaramente, poi potete aggiungerci soffio senza suono anche su nota singola, e poi veramente creare il focus del suono. È la stessa cosa che come azione della lingua che fareste per cantare o parlare. Adesso proviamo ad aggiungerci entrambe le note. L'azione non cambia anche quando inseriamo i suoni, quindi siamo a un doppio lento qui, quindi da controllare, quasi ancora più difficile che farlo velocissimo. Proviamo, immaginiamoci sempre questa grande legatura sopra il nostro staccato, è come puntini sotto legatura. Ad accelerare un po' questo discorso. Molti allievi mi chiedono se c'è differenza nella posizione della lingua o nell'azione della lingua fra terza ottava e prima ottava. Una lieve differenza forse ci può essere, ma non penserei tanto alla lingua, penserei al tipo di vocale che mi viene da cantare mentre suono. Se parto con passo a una O o una U per l'ottava bassa, in modo che abbia più spazio in bocca, e quindi succederà un leggero arretramento della lingua, sia per il punto dove tocca il semplice, sia per il punto dove tocca il doppio.
però è veramente solo lo spazio che cerco in più nella gola e nella bocca che mi crea quindi andare sulla O può aiutare a creare questo spazio. Immaginate di cantare una vocale più aperta, appunto, come una O. Invece inizialmente può essere buono un daga 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 o dighe dighe dighe. Quindi vocali tra virgolette un po' più chiuse, piccole per la terza, vocali più grandi che creino spazio in bocca e in gola per la prima. Poi non curatevi troppo della forma della lingua, importante è il risultato sonoro, ascoltatevi sempre molto attentamente e deve sembrare un semplice solo veloce. Quindi ecco, la qualità del doppio qual è? Quando anche in velocità sembra un semplice veloce, quindi tutte molto uguali, molto nette, molto chiare. Andiamo a velocizzare il primo blocco. Ci fermiamo qui prima delle sincopi del numero 2. Quindi da 120 passiamo... Fatto un piccolo salto più rapido, voi fatelo più gradualmente. Io sono a 140 adesso a crono. Stiamo incominciando a farla diventare musicalmente più vera, più la direzione è più quella reale dell'esecuzione finale del passo, anche perché spero si senta, sto cercando già di pensare a due battute alla volta, almeno ogni frase la penso almeno di due battute alla volta, in modo che si senta nettamente, nonostante il moderato grazioso che indica Saint-Saëns, si senta nettamente che è un tre quarti e non debba essere né un 6 e né un 3 veloce in allegro o allegretto, ma è un moderato che comunque ha un pulso del tre quarti, quindi una grande danza appunto che faccia volare questi uccelli all'interno della voliera, no? Sapete che la voliera è questo grandissimo contenitore, questa grandissima gabbia che si trova in grandi giardini, negli zoo, nei parchi, che contiene molte specie di uccelli, quindi immaginatevi il grande frastuono e il rumore delle ali e svolazzamento di diverse specie di uccelli e deve rendere il nostro solo questa idea soave, leggera e volante, quindi le pause sono veramente la nostra piccola virgola e cesura tra una frase e l'altra, almeno di due battute alla volta. Proviamo ad andare avanti con questo tempo, così studiamo anche la seconda parte. Rifacciamo prima di due. Purtroppo non ho nessun ripiego per due battute prima di due, do, re, do, re, do. Bisogna studiarlo lentamente, sia legato che staccato. Vi consiglio sempre di studiare queste ritmiche in quartine anche con diversi ritmi. Anche corta lunga, oppure legata e staccata. Anche diversi tipi di legature, tipo ogni due note una legatura. Ogni quattro note una legatura, oppure passare al détaché. In modo che ci siano diversi tipi di approccio dello studio legato. Prima ve l'ho fatto sentire solo in un'unica grande legatura, ma appunto vi consiglio di studiarlo anche legato ogni quattro,
note legato ogni due note e con diverse ritmiche all'interno. Ad esempio, analizzando la quartina, si può allungare la prima nota e stringere le altre tre di ogni gruppo. Questo staccato, ma anche legato. Amici pianisti soprattutto, ma tanti strumentisti a fiato studiano sempre con diverse ritmiche, addirittura nel pianoforte a volte con un ritmo nella destra e un ritmo differente nella sinistra sullo stesso passaggio. Quindi studiare con complicazioni, complicandoci le cose, ci aiuta a far sembrare poi il passo definitivo più facile. Quindi studiate sempre per eccesso di complicazione, non nella safe zone, nella control zone, in modo che il mio passo l'ho studiato a diversi metronomi, solo con quel ritmo, solo con quelle articolazioni e sono a posto. Dovete spingervi al di là dei vostri confini e del vostro recinto. E andiamo a studiare la seconda parte da due, quindi dove iniziano le sincopi. Qui attenzione a non rallentare, perché nella realtà dei fatti sotto abbiamo i due pianisti, come sapete, che suonano questo numero con noi, ed è uno dei momenti tra una prima di due e una dopo di due in cui tendenzialmente, per come è scritto il pezzo, potrebbero anche correre un pochino. Quindi musicalmente hanno un tipo di fraseggio che porta avanti, quindi non stiamo indietro con questa sincope, ma ovviamente non corriamo neanche noi. Altro piccolo consiglio sulla sincope di due: segnatevi esattamente sull'inizio battuta, fra il secondo e il terzo la, un'altra stanghetta, fra il quarto e il quinto la, un'altra stanghetta, dove sono i quarti, in modo che visivamente pa, 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 sappiate esattamente dove piazzare i diversi la, no? I sei la all'interno di questa sincope. Piccoli aiuti sulla parte che è sempre meglio avere, come anche i fiati ad esempio. Io non scrivo tante cose sulle mie parti, ma i fiati sempre, perché mi aiutano a capire dov'è il fraseggio, come ho suddiviso il fraseggio. So che devo prendere quei fiati per arrivare a un certo punto con la prossima frase, avere abbastanza scorta di aria, ed è anche comodo perché se lascio un pezzo e lo riprendo dopo un anno o due, ho già subito quei fiati segnati, un'idea di come fraseggiavo, come suddividevo e dove sono i punti in cui posso respirare. Quindi è un riprendere il pezzo anche in maniera più veloce, più comoda. Quindi vi consiglio di segnare i fiati almeno sulle parti. Facciamo da due, arriviamoci due prima di due, siamo a questo punto a 140 di metronomo a croma. Passiamo a studiarla staccata già. Fare un passaggio lento prima e legato, che non abbiamo fatto, da numero 3. Possiamo tenere il riferimento croma e studiarlo ad esempio a 100 o 110 di metronomo. Qua uso il si bemolle con la chiave Bricialdi dietro al pollice e cerchiamo sempre di sfumare diminuendo le ultime tre semicrome di questa battuta, seconda di tre e quarta di tre. Ancora una volta legato. Se trovate in qualche edizione una legatura fra Fa e Sol di numero 3, è sbagliata, l'originale prevede tutto staccato, sempre per rimanere nel carattere dell'uccellino alla Prokofiev, no? Adesso proviamo a velocizzare
andiamo a 120 a croma, prima legato e poi staccato, solo questo blocco. È importante studiare piccole cose concentrate a piccoli blocchi, non facciamo capifondi esecuzioni che ci stancano e basta e non servono a un granché. Facciamo ancora dalla sincope di 2. Invece ho fatto solo staccato, va bene, comunque il concetto è chiaro, no? Dovete sempre prima studiarvelo il legato per tenere l'idea dell'aria sotto lo staccato. Proviamo a studiare bene questa battuta, la quarta di 3, che per me è molto complicata, molto difficile per il passaggio do re. Ho trovato questa soluzione di ripiego, diciamo, ma è abbastanza comune, di tenere giù il 3 e il 4 della destra, quindi tutto senza mignolo destro, e tenendo giù do re, il medio anulare della destra mi aiuta un attimo per l'intonazione e la stabilità del flauto. Ovviamente nulla toglie che, anzi, meglio se riuscite a fare tutto con le posizioni naturali, però io spesso mi aiuto. E, come anche per l'ultimo sol di seconda di 3, aggiungo la chiave del do diesis col mignolo per tenerla un po' più leggera. Come si fa anche per il la, pianissimo, no? Si aggiunge la chiave del do diesis e aiuta un attimo l'intonazione e l'emissione più leggera. Andiamo avanti ancora a questo metronomo, da 3. Ho pensato di fare un mix fra legato e detaché molto leggero per arrivare poi a questo tempo a fare tutto detaché leggero. Proviamo da 3. È un arrivo armonico importante, re bemolle maggiore, e pensiamo quindi un piccolo crescendo nelle note staccate di semicroma della battuta precedente e aiutiamoci per tenere il basso all'intonazione del re bemolle, che sappiamo essere una nota sempre crescente, e, sempre con 3-4 della destra se volete. Io mi aiuto quando è possibile, quando abbiamo tempo di digitare, anche con l'anulare della sinistra. Questo abbassa ulteriormente. Questo non per fare sempre il re bemolle con la posizione di ripiego, ma per mettercela in testa, in un'intonazione giusta, in modo che il cervello sia settato con l'intonazione giusta e quindi noi possiamo poi, anche senza ripiego, averlo intonato. Proviamo a avere la stessa intonazione, raggiungerla in maniera uguale anche senza posizione di ripiego. Una volta settato nell'orecchio sarà più facile raggiungerla anche senza aiuti. Però proviamo a metterla in questa velocità, la posizione di ripiego, quindi 4, 3 e 4. Attenzione all'intonazione del re bemolle quadro, altra nota crescente, quindi suoniamola bene dentro al flauto e l'arrivo è lì, quindi alleggeriamo il resto dell'arpeggio.
poi gradualmente andiamo a diminuire, quindi mezzo forte nel mi bemolle, mezzo piano nel mi quadro, pianissimo la partenza del crescendo. Una volta raggiunto questo tipo di studio molto attento, curato, lento, prima legato, poi staccato, con diversi ritmi e diverse articolazioni, possiamo provare a accelerare e arrivare al suo tempo ideale. E al massimo mi sono trovato a doverlo eseguire a 166-168 a croma, che è un tempo molto veloce, e però si può anche avere un ideale a 150-156, renderlo comunque già molto frizzante e bello a questa velocità. Questo sarebbe 166 a croma. Circa la realizzazione finale ovviamente richiede molto tempo, molto studio per avere una perfezione in tutti i dettagli, però questo sarebbe il tempo ideale finale in esecuzioni rapide. Si può comunque, come vi dicevo, basarsi su un tempo una decina di tacche in meno, a 155 circa o 156 di metronomo a croma. Tempo già rende molto bene l'idea del carattere dell'uccellino e appunto la stessa voliera. Quindi attenzione allo studio, cercate di farlo veramente lento e graduale, anche con più step graduali rispetto a quello che abbiamo fatto qui per brevità di video. Prima legato, pensate alla conduzione dell'aria del legato anche sullo staccato, quindi immaginatevi una grande linea di legatura sul doppio staccato, che sarà un detaché col doppio leggero, immaginando deghe 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 più che tacca tacca, e nella parte finale tutte queste direzioni musicali per sottolineare le armonie, quindi l'arrivo al re minore, il passaggio dal mi bemolle maggiore, l'alleggerimento sul do maggiore per finire poi alla fondamentale in fa maggiore. E spero che questo tutorial sia stato utile, vi ho dato qualche trucco e qualche suggerimento di come lo studierei io. È un passo che comunque ha bisogno di tanto tempo e tanto lavoro perché venga perfetto, e soprattutto quando siete nella fase finale di esecuzione, immaginatevi di essere sul palcoscenico, di fare l'esecuzione per poter curare anche l'aspetto dei nervi saldi, diciamo, e del sangue freddo, che più che la parte tecnica forse è quello che serve di più per affrontare un passo del genere. Quindi se avete altre richieste o informazioni o curiosità su come studierei io, su qualche posizione di ripiego, o datemi voi suggerimenti di come fareste le cose, mi interessa molto saperlo, potete lasciarlo nei commenti o mandarmi un messaggio. Quindi vi auguro un buono studio, pazienza, perché il lavoro mattoncino dopo mattoncino, giorno dopo giorno, con calma e soprattutto dal lento al veloce, dà comunque frutti. E sicuramente otterrete un grande risultato da uno studio con questo tipo di coscienza e calma. In bocca al lupo a tutti e alla prossima. Ciao!